Venditalia 2015 Special Edition, altra novità presentata in questa edizione degli anni dispari, come ormai sto dicendo un po' in tutte le interviste, è quella presentata dalla Blu Pura, quella che vedete alle nostre spalle. È un volto nuovo per le telecamere e gli schermi di Venue in TV, è quello di Luca Costantini, che invitiamo a presentarsi dicendo nome, cognome, ormai l'ho detto io, azienda e funzione. Sì, buongiorno, sono Luca Costantini, uno dei due titolari della Blu Pura. Noi siamo marchigiani di Loreto. Siamo specializzati nella progettazione e produzione di refrigeratori d'acqua allacciati alla rete idrica, sia per uso domestico, per uso ufficio, ma anche produciamo le case dell'acqua, che sempre più successo stanno avendo in Italia. Luca, mi ha molto colpito l'apparecchio che vediamo alle nostre spalle, perché ha una serie di caratteristiche innovative: da una parte lo schermo, dall'altra due vani a forma di bottiglia per poter prelevare sia bicchieri d'acqua che brocche che bottiglie, un sistema di gestione del credito che ora ci andrai a spiegare in modo più dettagliato, e una copertura illuminata peraltro attraverso luci LED che la rendono una postazione principe per il pubblico, per poter essere a contatto con il consumatore finale anche in una semplice piazza. Spiegaci un attimo in che modo funziona questa macchina e qual è il vostro target? Sì, questi sono degli impianti professionali, sono dei refrigeratori d'acqua collegati alla rete idrica, quindi all'acqua pubblica. E l'acqua pubblica già potabile viene migliorata nel gusto e nel sapore con della microfiltrazione, e poi l'acqua viene raffreddata e viene gasata. Quindi il consumatore ha immediatamente disponibile acqua fresca, di buon gusto, liscia e gasata, un'alternativa all'acqua imbottigliata e tutti i problemi che l'acqua imbottigliata comporta, il trasporto e il riciclo, eccetera. Una volta c'erano le case dell'acqua vendute direttamente ai comuni. Io dico una volta perché con il tempo, nel passare di qualche anno, sono cambiate delle cose. I comuni non hanno più denaro da poter investire a favore dei servizi da erogare ai propri cittadini, e quindi cosa vi siete inventati? Sì, questo mercato nasce una decina d'anni fa. Inizialmente le case dell'acqua venivano acquistate o dalle municipalizzate o dai comuni per offrire questo tipo di servizio ai cittadini, e noi siamo stati i primi a costruire una casa dell'acqua plug and play, cioè assemblata interamente in azienda, trasportata con il camion e in 2-3 ore allacciata al sito designato, mentre prima le case dell'acqua venivano costruite in mattoni, eccetera. Quindi noi sono dal 2009 che produciamo le case dell'acqua. Inizialmente appunto le vendevamo ai comuni o alle municipalizzate, però ora il mercato è cambiato, sempre parliamo con i comuni, spieghiamo il progetto, i comuni ci concedono uno spazio, però l'investimento sull'impianto, sulla casa dell'acqua è nostro, e rientriamo dell'investimento vendendo l'acqua. L'acqua viene venduta tramite delle tessere prepagate, 5 euro 100 litri d'acqua, quindi l'acqua viene venduta a 5 centesimi al litro. Questo attenua naturalmente tutto quello che è il terrore di chiunque faccia un servizio pubblico, il vandalismo. Sì, è molto importante la location deve essere ben individuata. In casi estremi magari la location deve essere ben protetta, soprattutto durante la notte, però avevamo molto timore inizialmente, ma poi abbiamo visto col tempo che il cittadino stesso e il consumatore piace il servizio, quindi lo utilizza, è sempre presente presso la struttura ed è lui il primo che evita, insomma, problematiche. Diciamo che è proprio questo affaruccio qui
ecco, quello che vedete in questo momento sotto il display, che evita il vandalismo, la mancanza di presenza di metallo, cioè di spiccioli in qualche modo, e quindi di denaro liquido circolante. L'idea di andare a inserire un sistema di gestione del credito a tessera e o a chiave, perché vedo che qui c'è anche l'inserimento potenziale della chiave, è di fatto un'idea vincente. Luca, quante postazioni avete installato negli ultimi mesi, negli ultimi anni? Beh, Bluepure è un'azienda produttrice e quindi oltre a tutto gli altri modelli di refrigeratori d'acqua, quindi per la casa, per l'ufficio, per la ristorazione, di case dell'acqua ne abbiamo costruite circa un 150. Noi siamo marchigiani e quindi noi Bluepure produce e vende a distributori in tutta Italia ma anche all'estero. Abbiamo installazioni in Romania, in Slovacchia e addirittura negli Stati Uniti. Però le marche le gestiamo noi direttamente, quindi con un'altra società che si chiama AquaCity, e abbiamo una quarantina di installazioni, quindi abbiamo l'esperienza sia di produzione che di gestione. Infine, qui alle nostre spalle vediamo sulla testa del distributore un display, un monitor, credo sia 15 o 18 pollici, che in questo caso va a pubblicizzare le vostre attività, ma nel caso in cui si trovi dinanzi a un consumatore finale realizza Dynamic Digital Signage, che sia comunicazione pubblicitaria o comunicazione istituzionale, è di fatto un sistema per dialogare con il consumatore. In che modo intendete sviluppare anche quest'altra parte di comunicazione? Sì, il monitor è molto importante perché consente ai nostri partner, quindi ai comuni e alle municipalizzate, di trasmettere, di fare loro stessi della comunicazione, quindi la municipalizzata di far vedere come viene distribuita l'acqua pubblica, le analisi dell'acqua, il comune può far passare dei messaggi sulle attività appunto del comune, quindi noi lasciamo sempre degli spazi sia al comune che alle municipalizzate, e poi il resto prima di tutto promuoviamo noi stessi e il resto della nostra gamma, e poi gli altri spazi li cediamo, diciamo, ad altri, e quindi è un ottimo mezzo per fare della pubblicità. Infine, ora che guardavo le immagini mentre tu parlavi di ciò che era trasmesso da questo monitor, mi rendevo conto che voi installate anche all'interno di aziende. Certo, sì, noi produciamo refrigeratori d'acqua a tutto campo, sempre con allaccio alla rete idrica, e abbiamo modelli per la casa, quindi più piccoli, modelli per gli uffici, modelli per la ristorazione, e quindi agiamo per quello che riguarda i refrigeratori d'acqua a tutto campo. Abbiamo anche una filiale commerciale negli Stati Uniti che sta avendo molto successo, data il design e la natura delle nostre macchine, che utilizzano fra l'altro solamente gas e refrigeranti naturali, e abbiamo 300 macchine presso il Google Campus di San Francisco, abbiamo una trentina di installazioni presso Stanford University, quindi stiamo andando abbastanza bene, grazie al design e appunto all'utilizzo di gas e refrigeranti naturali. Anche grazie alla tecnologia Made in Italy, concepita totalmente nelle Marche. Tutto Made in Italy, certo, siamo molto fieri di questo, tutto viene fatto e assemblato nelle Marche. E noi siamo molto fieri ed orgogliosi di avere un'eccellenza in Italia di tali dimensioni. Luca, grazie, sei stato cortesissimo, sei rientrato nei tempi televisivi, che sono sempre molto compressi, molto brevi, perché bisogna dire tutto in pochi minuti. Saluta pure gli amici di Benin TV. Grazie ai tuoi servizi sempre efficaci e sei simpaticissimo. Grazie, cortesissimo. Fra poco vi faccio bonifico. Amici, noi nel frattempo continuiamo con microfono e telecamera. La fiera si sta aprendo, siamo ormai al quarto giorno, abbiamo tantissimo da mostrarvi ancora. Non andate via, perché tra poco arrivano grosse sorprese.